Allora, raga, penso che questa, il Dedalo di Skofos, attualmente credo sia la carta più di merda che vi abbiamo mostrato quando iniziamo questi video. Bentornati o benvenuti sul mio canale, io sono Akira. Oggi facciamo la continuazione dell'evento historic, il traditional event con Mono Brown. Oggi ho settato. Oh, ci ho messo anche un po' l'affaretto per il Mono Brown. Tra l'altro, ho notato, bravi, che cominciate a commentare quando me lo scordo. Cioè, tipo, tutta la settimana, tutti i video legacy non ce l'hanno, praticamente. Bravi, bravi, bravi. Allora, detto questo, parliamo di Legends of Runeterra. Legends of Runeterra. Allora, premessa. Io non ho una grande simpatia per Riot Games, perché io vengo da StarCraft, e nel 2001 ho vinto il campionato nazionale di StarCraft, poi ho giocato a Warcraft 3, ho vinto nel 2005 quello di Warcraft 3 e ho giocato ai giochi Blizzard per una vita. E quando all'interno di Warcraft 3 si crearono i primi mod relativi a questo famoso Dota, Defend of the Ancients, che prima si chiamava Iron Strife, se non sbaglio, e quindi ai MOBA, i primi vagiti dei MOBA come genere, io non fui contento. Perché non fui contento? Perché per me, che ero un giocatore di StarCraft e di Warcraft 3, cioè degli strategici in tempo reale dove devi gestire non un'unità con dei livelli di esperienza, ma un esercito intero, l'economia, i lavoratori che prendono la legna, l'oro, il gas, i minerali, eccetera, vedere che avevano banalizzato tutto, secondo me, facendo di gestire un solo personaggino, mi aveva un po' fatto rodere il sederino. E un po' per questo, un po' perché effettivamente io non sono mai stato un giocatore da team, ho sempre giocato a discipline singole sui videogiochi. Quake, giocavo in singolo all'inizio della mia carriera, StarCraft un gioco uno contro uno, Warcraft un gioco uno contro uno, Magic un gioco uno contro uno. Quindi forse un po' anche per questo, chiaramente ne riconosco l'importanza storica, un po' come i Pink Floyd, che a me non piacciono, oddio, adesso cosa farò? Qualcuno in questo video tirate. Però ne riconosco l'importanza storica, artistica, per me sono dei giganti, però personalmente io non riesco a sentire un disco intero di Pink Floyd. La stessa cosa mi succede con i MOBA. Quindi non ho grande simpatia per Riot Games. Quando esce Legends of Runeterra? Allora, contrariamente a quando è uscito Hearthstone, quando Hearthstone è uscito su mobile, io mi sono fiondato, ho giocato un botto Hearthstone. Tanto, tanto, tanto. Quando è uscito Legends of Runeterra, no. E non ci ho giocato, ho fatto veramente pochissime partite. Il gioco mi ha interessato, ma non mi ha coinvolto. Poi ero bello pieno nell'esperienza di Magic, stavo anche tirando fuori il canale, eccetera. Ho pensato, non ci gioco più. Adesso apprendo che esce come si dice, il competitivo di Legends of Runeterra. E quindi vi chiedo, anche e soprattutto per discuterne insieme, voi giocate a Legends of Runeterra? Come vi dicevo, adesso avete tutto l'eSport, tutta la scena eSport. Da ottobre potete partecipare ai tornei, tornei a stagionali, più o meno come quello che succede per Magic, dall'uscita della nuova espansione in poi, che si chiama Monuments of Power. Quindi, banalmente e semplicemente, sotto qui nei commenti, giocate a Legends of Runeterra? Sì, no. Vi piace? Sì, no. Vi piacerebbe che io facessi dei video? No, no, vero? Cioè, rispondete no, vi prego. Sono veramente, veramente problemi. Però, ripeto, adesso che c'è questa possibilità dell'eSport, ho notato che il sistema mi sembra molto interessante e soprattutto leggo spesso su Twitter Jeff Hoogland, che è uno che comunque da Magic sta praticamente switchando perché non gli piace il sistema predatorio che Magic ha nei confronti degli utenti, che è un po' vero, forse, cioè si spende molto, io come content creator spendo molto, ma anche non tanto vero, cioè nel senso, quanto spende l'utente medio? Vuol giocare a Magic? Il mio amico Felspato, Massimo,
Terrorist Cactus, Factor, che avete visto in live, non è che spenda tanto, fa i suoi draft, magari si fa un draft al giorno, ogni tanto va sopra, se ne può fare un altro, ogni tanto va sotto, ci metterà 50 euro al mese. Ora, 50 euro al mese per un videogioco sono tanti, troppi, cioè, mi sembra. Ci sono meccanismi molto più, se proprio vogliamo andare a scavare, ce ne sono molto più predatori, molto di più. Però effettivamente Legends of Runeterra pare che sia, insomma, scevro da questo, si possono comprare solo i cosmetici, praticamente le carte, no, ho capito bene, si farmano facilmente, si possono avere tutti i mazzi competitivi facilmente. Questo dovrebbe essere una bella cosa. Dai, discutiamolo giù nei commenti e intanto ci tuffiamo a giocare, ovviamente. La partita numero 3 della Lega che abbiamo, scusate, della Lega, questi sono eventi con Mono Brown. Mono Brown Forsaken Monument. E ora vediamo se usare il Dedalo di Skophos. Che carta. Tra l'altro, c'è, l'ho trovata perché cercavo una carta per farvela vedere questo mazzo. Ho fatto vedere Karn the Creator, non ho Ugin, non ho l'altro Carnino. Quello 4. Non ho Ulamog. No, Ulamog ce l'ha. Ah, vedi, potevo tirar fuori Ulamog in verità. Vabbè, comunque il Dedalo di Skophos alla fine l'ho trovato per sbaglio in un raccoglitore. Bene, direi che questa mano, nonostante vi ho detto, tenete sempre le mani con l'accelerino. Dopo l'accelerino, questa mano non fa niente. Cioè, niente, niente. Dici, peschiamo business. Possiamo business. Peschiamo business. Brrr. A mulligare io, ovviamente è peggio. Qui levo Ulamog e ho due pescate per pescare terra. Se pesco terra, la mano è buona. Oh, io non vado a 5 con questa terra, mano qua. Ah, lui era a 6. Ci potevo pensare, allora andare a 5. Così, così come scelta. Così, così. Si poteva andare a 5. Comunque lo sapevo, ve l'ho detto. Cioè, ho detto, ah, questa mano va tenuta. E poi chiaramente la mano era perfetta. Aveva 1000. Ah, la terra l'ho pescata. Che è questa cosa? 1-1, che a 2 prende più 2 più 0. Si gioca in historic. Sta schifezza. Siamo con. Ho fatto 3 danni. Oh, non sia mai, oh, mi ha fatto 3 danni, incredibile. Karn. Karn mi piace. Faccio un pupazzo. Pupazzo mi difende. Certo, però potrei fare pure la giocata dietro l'Archive Maze Main Tomb. Anax, quindi adesso mi fa un danno. E lui 3-4 se fa Embercleave, quante me ne fa? 2000. Oddio. Faccio prima un pupazzo. Pupazzo. Chi è? Oh! Pupazzo 2-2 che comunque blocca quello. Carnino va a 3, muore da Anax, o muore da questo, ma lui si tappa out. Mi muore anche il pupazzo, non mi sono mosso di 1 mm. No, non mi piace. La board position che otterrei non mi piace. Andiamo a vedere che c'è qui. Ah, beh, oh, eccolo. E beh, fare terra non è male. Facciamo terra. Fare terra non lo utilizzo mai, però fare terra non è male. Forse una terra tipo Radiant Fountain era meglio. Ok, qui ne prendo un botto. Se fa. Ah, ammazza, qui ne prendo un botto di un botto. No, pensavo 9. Ok, non è successo granché. Quindi, ma sicuramente devo fare Karn. Ah, e dopo Karn c'ho altro mana. E questo lo posso animare, questo lo animo, raga. Questo 4-4 è già meglio, no? Breed Ruin, stavolta sti cavoli. Questo mi darà 4 vite, Mazeman Tomb, tra poco, bello. Bello, 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 direi, come dico spesso, no? Vediamo che si inventa lui. Ma che è sta carta? Ma io non l'ho mai vista in historic, cioè, penso che se la sia veramente.
portata da casa. Questa è una 2-2. Mo' quante pedine fa? 200? No, due pedine, perché aveva forza alta, no? Ok. Escena un altro. Che faccio un altro? Io avrei potuto pescare, avrei dovuto aspettare a fare scry. Giusto, 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 giusto. Mindstone no. Peschiamo. Un altro carnino. Quindi scusatemi, pedina. Ah, prima ho sbagliato. No, non ho sbagliato perché mi sono tenuto questo. Comunque, pedina carnino. Pedina. Beh, 266. Non è che sono proprio gli ultimi. Che fa sto coso? Quando attacca mi fa un danno. Quindi sono morto. 1, 2, 3, 4, 5. Svario danno. 4 danni, vado a 6, quindi io devo bloccare, ma lui ha attaccato tutto me ovviamente perché ha vinto, tipo, può usare Castle Emberet e mi uccide, preciso, 2-4, bene, bastava un turno e via. E che questo sia il video più corto del canale? 10 minuti di video e go go go! Allora, questa fa schifo, questa è bella. E su questo, non ci piove. E poi per il resto, il mazzo non si cambia, perché che vado a prendere? Vado a levare niente. Ulamog è brutto, chiaro, Ulamog è molto brutto. Posso mettere delle cose per non pescare Ulamog che siano migliori in generale, tipo questo e questo, che non prenderò mai con carne, con carne che vado a prendere, tipo questo, questo chiaramente, ok. Fossi stato un deplay questa partita sarebbe andata diversamente, ma era un draw. Cose che happens. Devo assolutamente vincere, raga, se no devo cancellare il video e rifarlo, provando a far vedere che sono forte, che ne esco da queste situazioni. Non so se qui potevo giocare in maniera differente qualche turno, penso di no. Cioè c'è solo una giocata diversa che potevo fare, che forse effettivamente aveva senso, ora che ci penso, e cioè non ammazzare Anax, bloccarlo col Guardian Idol, e una volta che l'ho bloccato col Guardian Idol, Radiant Fountain, Guardian Idol, c'ho tutto, perfetto. Una volta che l'ho bloccato con Radiant Idol, quello non muore, non fa pedine. Faccio pure questo. Ce l'ho. Blocca l'1-1 con cui mi ha ammazzato prima. Dicevo, faccio Guardian Idol. Blocco. Non gli ammazzo, quindi gli do una pedina di meno. Ah, ma è rapido almeno. E non mi serve tappare il mana, quindi farò questo di sasso, poi farò carnino e faccio una pedina 2-2, poi faccio Mindstone, Scorch Spitter, muoiono tutte e due dalle mie pedine 2-2. Da qui posso fare doppio, no, lo faccio dopo, prima faccio carne. Comunque l'ho detto, questo mazzo non è un mazzo a un pedino. Beccate aggro, morite sempre. Ciandrina. Ciandrina pedina. Pedina attacco. Tutti su carnino. Carnino muore. E tu perdi un pezzo. Cose che happens. Per forza gli attacca con tutto, se no non muore per cosa. Dove l'ha fatto il danno? Doveva farlo per Prince Walker. Perché l'ha fatto a me? Ma 3-3, 4-4, Chandrina muore. Eh sì. Ora ho 6 mana, posso fare Karn into un artefatto a caso per pompare qualcosa. Ok, quello è rapido, non ha altri knight, quindi mi fa solo poco danno.
Oh, questo è un like molto molto grande. È una 3.5, pompa questo e prende una ricca Radiant Fountain. Anche se effettivamente Blast... ma che mi frega, tanto faccio Uggi. Bene così. E mo sta partita come la vince? Concedi, andiamo alla prossima. Forse non è il video più corto del canale, forse. Vabbè, dai, mo, cioè, veramente, a giocare ancora. Che c'ha? Embercleave. Cioè, in teoria questo manco muore qui. Embercleave. Embercleave regalato. No, non crash. Non c'è sti cazzi, cioè. Un crasher quanti te ne pare, proprio, eh. Robber of the Witch Boss Combat. Terra Uggi morto. Bingo bam. Attacco pure mi sa. Mi sta a top. Questo è a 5, quindi pure che pesca un rapido non gli fa niente. Non può fare questo. Che muore. Lui però si impegna, si sta impegnando molto. Forse è il caso, eh? Forse è il caso di fare rotella. Io ve l'ho detto già, ve lo ripeto tutte le ore. Io non capisco come sia possibile che voi non capiate che fare rotella è cosa buona e giusta. Fare rotella è un'arte. Fare rotella ve lo dovrebbero insegnare a scuola. A scuola di Magic con Akira. Lezione 1. Come utilizzare la rotella. Quando la partita non è più recuperabile dal prossimo uno o due top deck, fate rotella. Semplice. Non perdete tempo voi, non fate perdere tempo voi. Tutto a posto. Oh, questo mi serve perché mi dà delle vite, quindi lo faccio prima perché sennò mi scordo. Anche che se per esempio pesco un'altra cosa e mi dà delle vite, lo posso fare adesso. Come sono bravo a giocare a questo gioco. Ok. Terra Guardian Idol. Guardian Idol che ora potrei giocare non giocando Karno, perché se faccio, cioè, se io voglio andare a fare Ugin fast, ti devo fare sasso sasso. Non faccio sasso sasso, sono molto, faccio questo, faccio una pedina 2-2 che praticamente resiste solo a questo. Faccio sasso sasso, vado a 6 mana. Giusto? No, 7 mana dopo. E allora no. Allora faccio. No, faccio sasso. Però faccio questo. Questo può bloccare la 2-2. Ma se lui ha un altro bon crusher sono cazzi. Però qui lui in teoria mena carne. Se no io poi faccio terra. No, secondo me 17 e 4 sono troppi, 5 danni. Vado a 6, faccio Ugin, spacco questo. Mamma mia, non lo so sta giocata. Vabbè, ho deciso, ma ci ho messo la fretta e secondo me è sbagliata questa giocata qua. Cerco di recuperare quando sono un dead draw sul tempo, invece devo recuperare. Ecco. Mamma mia. 8. Golos. Ok. Allora, se io faccio Ugin, poi le cose mi costano di meno. 3-3-6 e non ottengo niente. Ottengo una vita e spacco questo. Quindi vado a 9. Invece faccio questo qui. Ottengo due vite di terra, chiaramente, che sono buone. Poi blocco qui, questo me ne fa 4, 5, 6, 7. Io sono a 10. Se lui non ha nulla in mano, la giocata giusta è questa, perché poi faccio Ugin e mi sembra buono fare Ugin dopo. Faccio questo, faccio un blocco, perché non posso fare tutte e due. Questi 6,
cioè Bullet Ruin, questo spacca Torbran, vado a 9, poi perdo 4 e 1 a 5 se non ha un altro Torbran, perché se non ha un altro Torbran praticamente mi ammazza. Boh, forse questa è la giocata migliore. Non lo so, secondo me no. Però potrebbe darsi, potrebbe darsi. Lui comunque attacca qua. Se attacca qua, io pesco terra. Si può fare. Castle Emberet. Ecco, con uno attacca lì, con quello attacca a me. Usa castello. Sì. Quindi mi fa 5 a me, mi manda a 4. E allora la giocata è stata corretta. Arco Ugin meno 3. Sono 5, ma si deve inventare una cosa grave, meno 3, oh, giusto? Sì. Si deve inventare un rapido che me ne fa 5, perché sennò io poi vado a 7, vado di più pure. Cascade of Calamity non mi uccide, molto molto bene. Allora, questo mi fa recuperare 2. Io poi abbia fatto scry 1, avrei dovuto fare la giocata al contrario, che mostra un po', come si dice, preoccupato, cioè vorrei vincerla sta partita. Radiant Fountain, questo mi fa recuperare 1. Mamma mia, santo Interplanar Beacon, raga, santo proprio. Vado a 8, faccio un mostro. Beh, mostro, 5-5, alla fine non è granché, eh. Ok, ah, potevo levare in verità questo. Beh, meglio che levo mo allora. Se proprio devo. Se proprio devo, guarda, meno 2. Ok, qui quanti gliene faccio? Animo, animo, prendo un altro artefatto. Devo contare 3, ah, ma 3, poi faccio un altro 4, 6, 7, 8, 9, 10, no, non conviene. Facciamo carnone, 1, 2, 3, 4, 5, 6, avrò vinto. Mi sembra di 1, 2, 3, 4, 5, 6, prendo il pezzo che sta a fare qui. Bella. G2DG, no? E quindi il video più corto del canale si trasforma anche nel più lungo, perché adesso ragazzi andiamo a vincere. Adesso andiamo a vincere l'evento. Eh sì. Bella quella giocata, eh? Bella, bella quel turno. Ho giocato bene. Perché to levare Torbran erano 4 danni più, ci ho pensato proprio alla fine mentre facevo Uggi, ho detto più il fatto che lui mi mena Uggi. Poi, chiaro, se avessi avuto roba tosta, probabilmente non sarei qui a raccontarlo, cioè sarei qui a raccontare che ho perso. Bene, 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 bene. Sacco di carte, ragazzi, mi raccomando, ricordatevi, se vi abbonate al canale potete vincere al giveaway. Per esempio, io vi ricordo che queste meraviglie, questo è un Cultivate Showcase Foil, aspetta che tanto mullico. Insomma, non era il caso, questa la teniamo. Io non ho mai utilizzato Barrier Druid in vita mia, quindi la leverò. Dicevo, guardate che bello questo Cultivate Showcase Foil. L'ha vinto un ragazzo, uno dei miei abbonati. E questo Dorat l'ha vinto ieri Uch, un altro abbonato. Questo è bellissimo, l'altro Showcase Foil anche lui. E perché non abbonarsi ad Akira, che fa degli ottimi contenuti, lo dico da solo. Oh, ma questo fa, no, vabbè, con la mano che c'ho, no. Degli ottimi contenuti. Ah, tra l'altro abbiamo un mirror, qui chi fa prima carne vince. Cioè, il mirror è abbastanza noioso, direi. Cioè, se lui c'ha carne adesso io cazzo, se lui non ha carne, questo carne ovviamente, eh. Se lui fa tipo pezzo pezzo per rampare ancora di più, lo mando al cimitero, ecco. Per esempio. Perché vi ricordo che questo fa Stony Silence, eh? Non so se ce l'avete presente. Allora, io faccio un meno 2 e prendo un Tormod Crypt, perché comunque aumentare gli artefatti, vabbè, è cosa buona e giusta. Adesso questi non li può usare, quindi questi non pescano, non danno mana, fanno niente. Che devi fare? Che c'hai da fare?
4 mana, l'altro Karn, niente. Purtroppo questo è veramente brutto come matchup, perché fate Karn, vincete. Ok, questo. E ovviamente gli occhiali. Occhiali. Che c'ha in mano? Ah, tutte cose molto utili, devo dire. Quindi Blast Zone non la può. Ha sposato? Sì. Ok, grazie. Ma perché mi ha rimpicciolito tutto? Che ho fatto per farmi rimpicciolire tutto? Ecco, forse il Monument è forte. No, è forte. Ho perso, mi fa una Mugmo. Perché mi ha rimpicciolito tutto questo affare? E come faccio a non fargli fare Ulamog? Esiste un modo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mana. Non esiste un modo per non fargli fare Ulamog, onestamente. E non esiste un modo per levare forse che il Monument, non mi ricordo la lista. A 3 forse che il Monument non lo levo in nessun modo. Gli devo dare dei target. Lui chiaramente leverà Karn e non so cosa. Ma io poi che gli racconto a Ulamog che attacca? Niente praticamente. Credo di essere morta. Cioè, nel senso. Ah, se levo. Forse che il Monument in qualche modo. Evil cannot withstand a righteous arm. Che mi sono inventato? 7-7. Io poi ho 1, 2, 3 mana. Questo non lo ammazza. Questo lo faccio a 2 e questo lo faccio a 2. Provo a prendere una roba relevant. Tipo questo. Ok. Quindi fantastico, gli ho dato questa 7-7 e non gli dovevo dare perché, cioè, completamente inutile. Allora, lui che cosa leva qui? Due Planeswalker o il blocco? Invece leva il blocco. Abbastanza contento di aver levato il blocco, ma chiaramente va a ammazzare Ugin. Ah, se io faccio Platinum Angel, io non posso perdere. Quindi anche quando avrò 0 carte in mano non perderò. Tutto sta a vedere come vinco, perché non. Cioè 0 carte in mazzo, devo dire, perché non mi vedo il favorito, direi. Needs my town. Ok. Fare questo è completamente inutile. Questa è una 4-4. Questo è carino, fa un mostro gigante. Bella. E mo lui deve riuscire a levare questo affare. Mazza, comunque è il top deck che ha fatto questo secondo momento. Riuscire a arrivare a questo affare prima che io lo ammazzo. Come lo ammazzo, faccio una mega gigapedina. Questo è proprio da sicuro. Qui intanto perdo 20 carte. Ah, grande. Per essere sicuri, non blocco. Credo di non aver bisogno di questa Mindstone. Quindi lo ciclo. Ugin, problema. Cioè, prima di
fa 3 danni a me. Infatti non posso morire. Lui pesca 100 carte. Sì. Solo a 31 stai? Va bene. Ma se io attacco back questa cosa lo ammazzo, sono contento però, vero? Ma non ce l'ho abbastanza. 2, 4. No, meglio che faccio questa. Ah, perché questa attacca su me. Vado a 5, 6, 7, 8 e 9 in verità. Ma non ho mana, giusto un 2, 6, no. Allora è meglio fare questo. Almeno ci peschiamo una carta, 25 carte. Pescherò una carta. Sì, può fare la differenza, una carta. Quindi 8-8, ma non è che ci interessi molto. Questo non li veniamo. Lui dovrebbe attaccare adesso, ma non fa un altro blocco in qualche modo. Io qui gli posso regalare un Guardian Idol ed è quello che farò probabilmente su una mano. Ok, Calm the Great Creator e pone praticamente fine a tutto. Perché lui sicuro comunque trova una soluzione con Karna al mio affare, perché c'ha Meteor Golem. Ciao pure Druin. No. Mamma mia che Forsaken Monument, amico mio. Cage fa schifo e possiamo giocare il quarto Maze Man Tom, sicuramente che non serve prendercelo. E il resto sono tutte cose invece da prendere. Sì, anche queste, inutili metterli. Ma tanto il mazzo, come vedete, è praticamente settato per giocare qualunque tipo di matchup con le carte della side, cioè. Questo è bello con Golos con già in mano. Vabbè, qui riusciamo a fare Edron Archive, che è buono, quindi partire un po' prima di lui, a meno che lui adesso non fa accelerino Karn e succede quello che abbiamo visto noi prima. Quindi conviene effettivamente, per non morire da Karn, pensate un po', incredibile, fare il nostro Karn, fare la pedina, perché se lui fa Karn secco, noi abbiamo mezza possibilità, anzi non mezza possibilità, lui fa Karn. No, fa Edron Archive, vabbè, chiaro che così vince lui perché fa più mana. E io però, insomma, comunque un po' di cattiveria la esprimo. Perché dicevo, se faceva Karn, io quantomeno li menavo.
Invece arriva lui, che in fondo è un cretino, è morto, è anche un cretino morto. Quello proprio non si vuole niente, riesco a fare tutto? No, perché non ho terra. Se io faccio questo, io invece ci riesco. Ok. Questi li riblocchiamo. Prendiamo la solda. No. Perché? Prendiamo questo. E una creatura in più. Ok, ha fatto Golos, che è un mezzo finto inutile problema, no? Noi abbiamo questo e la partita la chiudiamo qui. Eccoci. Allora, per la prima volta vi lascerò stare in un video. Che devo fare una cosa, devo trovare le chiavi. Mamma mia, che video pieno di colpi di scena. Ah. Vabbè, non ho accelerino ma ho carna. Magari accelerino lo pesco? O magari perdo. Purtroppo perdo. Mindstone, va bene. Lui ha accelerato. Usiamolo subito prima che scende Karn. Ugin non va bene. Comunque questo mazzo sta girando molto in Historic. Edron Crab. Sì, Edron Crab, Edron Archive, scusate. E io qui ci pesco una carta però. Fare uno scry abbastanza inutile. Ho preso due inutili vite. Pescherò una carta per provare a fare Karn dopo. Che se difeso la può ancora vincere da solo, no? Dipende lui che c'ha. Forse che Monument. Diciamo che forse che Monument non è proprio la carta che voglio vedere, eh. Ok, accelerino non arriva. Io però se non fa terra. Fa carna dal quello lì. Che fa un gigapedino adesso. Solo 6-6? Ah, vabbè, ma allora siamo a posto. E vabbè, rampiamo pure noi perché. Ma io forse che mano non lo faccio mai? Facciamo forse che mano un pesco da qui. E cioè facciamo forse di nuovo, facciamo Edron Archive, un Ugin che è mezzo inutile. Beh, fa dei 4-4, anzi che fare delle 2-2. Questo dico che non è positivo. Un altro Edron Archive, tutta roba che. Cioè, se io faccio carne mio proprio fermo tutto, blocco tutto, ragazzi, tutto. Lui qua fa pedina. Se fa pedina sono morto. Allora, va a pescare giustamente due carte. Vabbè, dai, diciamo che abbiamo perso, so. Diciamo che abbiamo perso. Non credo ci sia carta che mi salvi, pure fare carne. Quindi. Vabbè, fa doppio Mazeman Tom, anche perché li fa zero questi, vi ricordo. Quindi prima ha pescato terra.
Ma anche le abilità? Le usa a zero? Ah no, ok. Io? Questo no. Ha fatto karma? Ok, sono... Ma come ha fatto karma? Costa 2 di meno. Secrets manifest before. Beh, 2-10-10. Come potete vedere, io vi insegno ad utilizzare il fantastico, la fantastica rotella e effettivamente la so usare molto bene anche io, come potete vedere. Chiudiamo 2-2 questo Historic Event con un mazzo, ripeto, che a me non piace, mi sembra un mazzo molto potente quando le cose vanno bene, ma incapace di recuperare invece quando le cose vanno male, incapace anche di top deckare se vogliamo, e non adatto sicuramente al mio stile di gioco, però mi rendo conto che invece sia interessante per molti, e Karn the Great Creator è comunque una bellissima carta e vi consiglio ovviamente di giocarla magari in altri mazzi, chi lo sa. Io la giocavo in UV Control quando mi sono qualificato quest'estate all'evento a cui poi il Day 2 non l'ho fatto, sto parlando ovviamente dell'Historic Arena Open, tra l'altro mo ce ne sarà un altro, questa volta standard, quindi o almeno ma mo, speriamo che ce ne sia un altro presto. Detto questo, ragazzi, mi scuso ancora se mi sono dovuto alzare, questa è una cosa che ci tenevo a dire, quindi se capirò se metterete un pollice giù al video. Per il resto, grazie per aver guardato. Ci vediamo domani con un video sul cartaceo.